Arrivederci. Devo ciao Paolo. Grazie ancora, buonasera. Bene, procediamo. Dunque, a questo punto può andare in onda l'intervista realizzata dall'amico Ruggero al signor Romeo Cosentino. Avremmo certamente commesso un grave errore se parlando della storia di Lauria degli anni 60 non avessimo coinvolto il signor Romeo Cosentino, che è ancora attualmente in politica, ma che è stato protagonista da quegli anni, dal 64 in poi. La prima domanda che voglio fare è questa: lei ha visto la trasmissione lunedì scorso? Se l'ha vista, un giudizio. Ma io rispondo subito. Io quella trasmissione l'ho vista in parte, anzi l'ho visto quasi alla fine, e se devo esprimere il mio giudizio con chiarezza, devo dire che non ho condiviso il tono e la polemica che stava per sorgere, un'atmosfera poco piacevole, quella rionale. Cioè, io non ho mai condiviso le discussioni rionali, perché ritengo che Lauria sia un unico paese, e anche quando si verificano determinati guasti vanno aggiustati, non in maniera peggiorativa. E devo anche dire che io, pur apprezzando lo spirito di quella signora, che io non conosco, non ho il piacere di sapere chi sia, ma ripeto, pur condividendo lo spirito, l'entusiasmo, la foga che era intervenuta, che non me ne voglia la signora, non si può fare di tutta l'erba un vasso, perché io ritengo che la nuova generazione certamente non condivide quando si verificano queste discrepanze rionali, insomma. Senta, adesso andiamo un po' indietro nel tempo, torniamo al 64. Mi pare che fu la sua prima elezione, la sua prima esperienza come consigliere comunale. Che cosa ricorda di quegli anni? E poi, in riferimento all'esperienza che ci fu del comitato di separazione dei due rioni. Ma io voglio ricordare che io sono stato consigliere comunale sin dal 1964 e fino al 1979, perché anzi per circa 6 anni feci all'epoca anche l'assessore, dal 73 al 79, e poi ho avuto modo di continuare, e altri circa 6 anni ho fatto il capogruppo alle USL numero 4. Dopodiché sono ritornato di nuovo al Consiglio Comunale, ma io ho fatto sempre politica attiva e continua. Beh, gli anni di allora ci sono... Nel 64 lei era uno dei, se non sbaglio, 7 comunisti, 7 comunisti su 30 consiglieri. Lei era uno dei 7? Sì, anzi io ero il secondo eletto nel 64 nella lista del Partito Comunista. Chi fu il primo eletto? Il primo eletto, il caro amico defunto avvocato Pisani. E poi
man mano tutti gli altri. Ecco, quindi allora nella esperienza che faceva il Partito Comunista allora, come si può collegare a quella che invece fu l'esperienza del problema rionale che sfociò in quel comitato di scissione? Ma il problema rionale certamente non è stato mai condiviso da noi sin dall'epoca, bensì noi tendevamo a spegnere quando iniziative del genere venivano iniziate e portate avanti. Noi non abbiamo mai condiviso questi fatti, perché sono deleteri e negativi per un paese civile come l'Auria. Non posso fare a meno di chiederle di raccontare qualche aneddoto o qualche fatto particolare di quei tempi. Ma io, molti episodi ci sono di quell'epoca. Per esempio sulle trattative che si facevano. Ma io mi ricordo quando scendevamo dal defunto Mandarino, Antonio Mandarino, che ecco, ritenevamo un uomo molto valido e capace anche alle strategie politiche che si rendevano necessarie. E questi incontri venivano fatti ecco, con l'avvocato Renato Pisani, col sottoscritto e con Domenico Fittipaldi, allora con molti consiglieri liberali, che andavamo da Antonio Mandarino proprio per tentare di realizzare determinate cose dal punto di vista strategico, politico, e che diventavano interessanti, insomma. E io ecco, ricordo con piacere, ecco, perché avevamo fatto una certa valutazione, cioè di proporre lo stesso defunto, oggi defunto Mandarino, ma che allora molto, molto vivo di pensieri e di idee, avevamo proposto di fare il sindaco l'ingegnere Mandarino. E a quel punto, ecco, dico intelligentemente, Mandarino ci chiese, ma a questo punto... Voi comunisti andavate a proporre a Mandarino la candidatura del figlio sindaco? Sì, la candidatura del figlio... Quindi una proposta molto allettante, diciamo. Sì, 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 di fare sindaco l'ingegnere Mandarino, cioè il figlio. E che a quel punto Antonio Mandarino ci disse che, sentite, ma la proposta non è che mi dispiace, ma a questo punto voi che cosa volete in cambio? Noi rispondemmo, beh, in cambio noi non vogliamo niente, vogliamo dare solo questo apporto, questo appoggio di eleggere sindaco l'ingegnere Mandarino. E quale fu la risposta? Ma la risposta di Mandarino fu quella che, beh, allora chiedete troppo, non si fa niente. Ecco, io lo ricordo perché mi è rimasto sempre impresso questo fatto, nella maniera simpatica della persona di Antonio Mandarino. Infatti è un fatto simpatico, ma credo anche molto significativo. Certamente significativo, anche perché ecco, anche questo dimostra che chi vi parla non ha fatto mai questione di rioni, anzi in tutta la mia carriera di attività amministrativa e politica, beh, in tutte le delibere esistenti al Comune di Lauria non c'è stato mai un parere controverso da parte mia che avesse potuto mettere in atto motivi rionali, perché non li condivido. Anzi, devo dire che
Io ecco, frequento molto il rione inferiore, di cui ho molti, molti amici, e quasi tutte le sere, quando io sono libero, frequento proprio il rione inferiore, dove ho molti simpatici e persone, amici a cui io stimo, e mi auguro che la stima sia reciproca anche da parte loro. Senta, le riunioni dell'epoca dove si svolgevano? Ma di riunione... Riunioni politiche? Le riunioni politiche in genere, ecco, li facevamo o allo studio dell'avvocato Pisani, o in sezione, quando avevamo una sezione, e altre volte, nei momenti più critici, più importanti, li facevamo anche, allora così chiamato, il Crimilino, cioè alla villa Pisani, dove ricordo episodi anche di pedinamento degli altri avversari politici, che nascosti la notte a tarda sera lungo il viale e attraverso la siepe dello stesso viale della Villa Pisani, perché non solo che vedevamo anche queste persone anche se da buio inoltrato, ma sentivamo anche lo sfruscio di movimenti vari e di corse anche varie. Ecco, si preoccupavano quando si verificavano queste riunioni al Crimilino, perché certamente esiti c'era qualche grossa decisione da fare. Sì, certamente quando ci riunivamo al Crimilino, ne uscivano sempre grosse decisioni per l'attività politica amministrativa. Senta, un ricordo particolare su quelli che erano i comizi di allora? Ma i comizi... Che differenza c'era con quelli di oggi? Come... Ma quelli di oggi, a parte che è cresciuta il bagaglio di cultura, ma che allora c'erano brutti tempi, perché essere comunista allora significava essere guardati a vista, scomunicati, perché io ricordo anche quando il defunto padre Ponzo, addirittura quando riuscivamo con grossi sacrifici ad organizzare dei comizi, padre Ponzo addirittura suonava le campane disturbando i nostri comizi, e dico che questo disturbo non veniva nemmeno impedito dagli organi istituzionali di allora. Oggi come oggi questi fatti sono impensabili, inconcepibili, perché certamente i giovani di oggi addirittura li può sembrare una cosa esagerata, ma è la realtà, la verità, quello che io sto affermando in questo momento. Senta, lei ha qualche rimpianto di quei tempi politicamente? Ma ecco, come si viveva la vita politica, dico, oppure no? Ma ci sono anche dei rimpianti, perché ecco, si faceva politica attiva e con grossi sacrifici, all'epoca, perché oggi fare politica si fa in un'atmosfera diversa, in un ambiente diverso, per cui il tutto diventa facile, ma io penso che oggi si dovrebbe fare politica in modo più serio, perché nell'interesse generale del nostro comune, perché
il momento in cui il comune di Lauria progredisce è un piacere, è un onore per tutti noi che siamo e cresciuti la Lauria. Ringraziamo il signor Romeo Cosentino per la simpatia e la disponibilità che ci ha offerto. Grazie. Sì, io ringrazio Teleozzi di questa intervista, ma che mi auguro di sentirci più spesso, anche perché la democrazia vuole quella di confrontarci e di discutere i problemi che Lauria purtroppo da tempo a questa parte è assillata di molti problemi che non emergono e che io mi auguro che, ecco, da questi confronti possa esserci un interessamento maggiore per il nostro paese. Io ringrazio di nuovo Teleozzi e ringrazio anche il Billy Bar che ci ha ospitato gentilmente. Allora, un telespettatore chiede una chiarificazione. In uno dei passaggi degli interventi si è detto che l'accentuarsi del campanilismo sia fomentato da lobby, gruppi di potere ed altre aggregazioni che hanno un proprio tornaconto nel persistere di tali situazioni. Il telespettatore vuole che esplicitaste il concetto. A chi vi riferite quando parlate di lobby? Ecco, mi sembra che dovrei rispondere io a questa domanda, no? Questo quesito posto da un teleascoltatore. Ebbene, io brevissimamente, proprio a modo di flash, perché la discussione ancora deve proseguire, ancora c'è tanto carne ancora a cuocere. Dico questo, cioè io mi rifaccio l'esperienza di 20 anni fa, no? Quando si parlava qui di divisione. Ebbene, c'erano dei gruppi allora che propugnavano, se c'era un comitato, se c'era un gruppo di persone, certo la richiesta di autonomia comunale per regione inferiore non era calata dall'alto, c'era qualcuno dietro, più di qualcuno, c'erano dei gruppi, allora molto ben individuati, che richiedevano questa autonomia, la motivavano anche con argomentazioni molto serie, cioè non è che uno può dire che allora questo movimento di autonomia nasceva così, era si verificava forse nei fatti, in una modo di fare politica allora che non rispondeva ai bisogni dello sviluppo, ecco, non andava nel senso dello sviluppo vero del paese, e quindi sorgeva questo momento di richiesta di autonomia per uno dei due rioni. Ora, a mio giudizio vorrei concludere il concetto. Sì, sì, prego. Se no, brevemente. Il rischio di non che il telescopio non ha la sensazione di quello che magari uno poi il pensiero del mio in quel momento. Cioè, dico questo, superata questa fase, come abbiamo visto anche nella esperienza di giovani, anche nel bisogno che c'è in questo nostro paese, in questa nostra Lauria, di essere uni, se essere una cosa sola, cioè un solo paese a tutti gli effetti, se venissero fuori, ecco, io dico, se venissero fuori momenti di disgregazione, credo che questi momenti avrebbero supporto in gruppi che si andrebbero, che noi dovremmo andare ben a identificare, che sarebbero certamente gruppi di pressione, gruppi di potere politico o qualcos'altro. Cioè, voglio dire, questi fenomeni, se vengono fuori, non è perché così, per tipico qualunquismo, se vengono fuori è perché c'è dietro qualche motivazione, che può essere la motivazione di tipo, cioè uno strumentalismo politico o economico o altro, cioè chi vuole la divisione di un paese certamente non lo vuole perché questo paese progredisca, parliamoci chiaro. Lo era allora 20 anni fa, la cosa fu superata molto bene, devo dire, dalle forze politiche, dalle forze sociali, fu superata molto bene, perché altrimenti Lauria avrebbe vissuto momenti peggiori, invece non è stato così. Ecco, perché noi adesso dovremmo andare a rinfangare questo momento negativo oggigiorno? Oggi dobbiamo superarlo, se c'è qualcosa da fare in positivo dobbiamo farlo ancora, dobbiamo batterci ancora di più. Ecco, questa è la
Credo di essere stato chiaro, credo di aver dato, diciamo, un'esattamente sì, risposta sì. Naturalmente al telespettatore che si poneva questo, questo problema. Sì, sì, bene. E lo ringraziamo per la... Certo. Buonasera, chi è che parla? Sono Carlo Magno. Prego, può parlare. Buonasera. La prego di essere breve nel suo intervento. Sì, sono telegrafico. Sì, sì, grazie. Buonasera, e aggiungo, voglio esprimere che il mio parere. Sono contentissimo che i giovani intervistati hanno espresso lo stesso pensiero del popolo, che è formato da uomini piuttosto anziani, diciamo così. E io pregherei la regia di leggere il nostro comunicato inviato a Telecose. Laurie è unico e mi auguro che resti veramente fermo nella sua, diciamo così, unità. Grazie e buonanotte. Grazie a lei, buonanotte. Ecco, ringraziamo veramente telegrafico Carlo Magno per questa sua altra testimonianza, chiamiamole così, perché forse Pino il momento è anche di dare testimonianze sul, certo, sul fatto che Lauria è, una, è un paese solo, certo, cioè non c'è divisione che possa impensierire più di tanto, cioè io credo che ci sia qualcuno che... Domanda, no, volevo dire solo una cosa, sì. Lauria è una e noi con questa trasmissione vogliamo mettere proprio questo in evidenza, e questo riferendomi al COCL e al suo comunicato. Adesso vorrei porre un quesito. Sì. Sappiamo che, tutti sappiamo che Lauria, i due rioni hanno origini storiche diverse. Di conseguenza, secondo voi, vi sono ancora oggi delle diversità fra, le due, fra i cittadini? E se vi sono, quali sono? Questo credo che sia un modo molto corretto, molto, diciamo, appropriato anche di porre questo tipo di problematica, perché il fatto che io certamente non sono uno storico di Lauria, pur essendo diciamo di Lauria e conoscendo la storia nostra, la storia di tutti quanti noi come laurioti, così in maniera, non dico approssimativa, ma come la si può conoscere certamente senza gli approfondimenti che magari ci possono essere, c'è gente a Lauria che conosce la storia del nostro paese di Lauria in maniera molto molto approfondita e quindi sa dire queste cose, cioè sa dire le origini in maniera molto molto attinente a quelle che sono, diciamo, i fatti storici, cioè il fatto che i due rioni abbiano origini diverse, non so, tradizioni diverse, ecco, rimaniamo un po' più su questo termine, tradizioni diverse, questo non significa che si possano essere unite sul piano politico, sul piano sociale, sul piano amministrativo, cioè questo non che ci sia diversificazione, io credo che sia anche un fatto positivo, cioè anche sia una peculiarità, cioè io quando magari da ragazzino, da studentello, cioè studiando fuori, magari qualcuno poteva anche ironizzare, quasi fare un po', diciamo, di ironia pesante sul fatto che i due dialetti a Lauria erano diversi, e io allora magari da ragazzino mi rizelavo perché credevo che siano, pensavo allora che era uno sfottò bello e buono, però ripensandoci sopra e io dopo dicevo, ma questa è una peculiarità, cioè del paese, del mio paese, poter dire che in questo nostro paese, in questa Lauria ci sono, c'è questa origine diversificata, questo modo anche di parlare diverso, significa una cosa molto importante, questa, questa diversità però nella unità, cioè, magari in altri contesti Lauria si sarebbe divisa anche politicamente, se Lauria è rimasta unita anche attraverso, diciamo, un'esperienza storica forse anche travagliata, vuol dire che un motivo c'è. Un motivo può essere anche quello della unione fa la forza, cioè un paese più è grande, più ha forza, diciamo, anche una forza così di contrattazione. Cioè, immaginiamoci noi se Lauria fosse, io ricordo una frase del senso comune di allora, di 20 anni fa, io mi rifaccio un po' a quegli anni perché è un'esperienza, secondo me, è uno spartiacque per Lauria. Cioè, qualcuno del senso della gente, vi ricordo parlando così, dice ma che fine facciamo se ci dividiamo? Facciamo la fine di due paesetti di 3.000 pochi abitanti che contiamo poi a livello regionale. Certo, oggi Lauria non ha ancora un peso politico
che le spetta, perché questo è un altro discorso, un discorso politico che si potrebbe fare in un altro contesto, anche quello delle televisioni, il valore della televisione. Però ecco, dire due paesi che si dividono, un paese come l'Auria che si divide, a che pro? Ecco, questo è, diciamo, quindi il fatto che siano diversi, le origini diverse, questo modo di comportarci anche, diciamo, come usi e costumi, se vogliamo usare questa espressione, però è un'espressione forse un po' grossa, questo non significa che noi dobbiamo essere, questo deve significare diseguaglianza, deve significare così disunione. Non capisco perché. Anzi, forse addirittura è positivo, sicuramente. Io l'ho visto sempre come un fatto molto, molto, cioè che non è un fatto che pesava, almeno sulla mia esperienza e di tanti giovani allora e di tante persone che la pensano, cioè, penso tantissimi che la pensano come me. Questo fatto non pesa, assolutamente, non l'ho fatto mai pesare, infatti, nel contesto religioso, nel contesto sociale, nel contesto politico e nel contesto anche del lavoro, cioè della vita di ogni giorno. Io non lo vedo, non c'è, insomma, Lauria per me è una e basta. Quando dico Lauria, sono di Lauria, sto più specifico, via Caforo, si trova al Rione Superiore, perché magari qualcuno che non è di Lauria non lo sa, ma dico Lauria e basta, insomma. Certo. Sempre detto così, sempre. C'è un'altra telefonata. Buonasera. Buonasera. Il suo nome? Giuseppe. Prego, parli. Sia breve. Sì, sarò brevissimo. Certo. Dunque, mi è da un po' di sere che sento la vostra, vedo la vostra trasmissione. Niente, vorrei fare una preghiera a Teleosi. Io penso che la divisione dei rioni, se divisione c'è, se di divisione si tratti, credo che a parere mio sia una divisione prettamente politica, perché come cittadino di Lauria ho sempre notato queste cose, che non c'è divisione tra cittadino e cittadino, ma bensì c'è una divisione tra politici, per cui se è possibile, ecco, non so se questo sarà possibile, pregherei Teleosi di indire un dibattito politico sulla trasmissione, sul tema principale del rionalismo, cioè vedere un po' questi politici, questi signori nostri politici laurioti come la pensano, perché sono convinto fermamente che la divisione tra il rione superiore e il rione inferiore è prettamente una situazione politica. Grazie, era bene, questa la mia, grazie la mia a lei. Domanda. Buonasera. Mi sembra, scusami Antonio, questa è una dichiarazione che deve farci molto riflettere. Peccato che Giuseppe ha chiuso, perché gli volevo chiedere se ha delle prove per accusare, tra virgolette, stasera qui da Teleosi i politici, perché giustamente mi pare che sia un'accusa questa, dire che è una prettamente politica. Purtroppo ha chiuso. Un'ulteriore chiarificazione al quesito che poneva il teleascoltatore. Cioè dalla lobby. Cioè in questo senso, ecco, Giuseppe, io ho capito l'amico Giuseppe, apprezzo la sua testimonianza, ecco, voleva proprio andare in quel senso lì, cioè la divisione è un fatto, è voluta. Cioè, dobbiamo avere le prove, però, perché non possiamo lanciare accuse e dire è tizio di quel partito, chiunque volesse immettere nella nostra vita politica, sociale e amministrativa fattori di divisione rionali, allora a questo punto sarebbe un fatto di tipo strumentale, cioè creare una divisione per creare potere, perché si dice divide e timbera, cioè non è questo. Comunque, per far capire ai nostri ascoltatori, questo è, cioè, un paese diviso, un paese non unito, certamente lo si vuole diviso e lo si vuole non unito, dall'alto, insomma. Da chi ha, diciamo, il potere e anche in questo caso dovere di guidarne le sorti. Perché se si guida questo paese in maniera unitaria si raggiunge uno scopo, se si divide vuol dire che si vuole raggiungere un altro scopo, che è tutto all'opposto dello scopo di un paese che emerge anche dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista politico, che un paese di 14.000 abitanti unito veramente come paese
unito nel vero senso della parola è una cosa, se invece questo paese è diviso in tanti piccoli gruppetti, gruppuscoli, contrade e contradine che rivendicano ognuno una propria autonomia, non so poi di che cosa, allora a quel punto è chiaro che Laurio non esiste più, esiste Gaudio, esiste... tu non lo ricordi, ma io lo ricordo anche, chiedo scusa, un'altra esperienza un po' diciamo vissuta drammaticamente, ricordo l'epoca dell'autostrada, no? Sì. Quando Laurio doveva avere come adesso l'autostrada, corse voce, mi ricordo, non era una cosa, una voce infondata, che alla sede centrale ANAS, dove stabilivano addirittura i nomi degli svincoli, non doveva essere Lauria Sud e Lauria Nord, doveva essere Galdo e Pecorone. Cioè, io non è che adesso gli amici di Galdo e di Pecorone che ci ascoltano in questo momento non se l'avessero a male, cioè non è che era... non voglio secondo diciamo, loro ma dicevo, facevamo questa considerazione tantissimi a Lauria, non soltanto io logicamente, ma che si poteva significare a uno che veniva da non so, di passaggio dall'Alta Italia, passava per Lauria, trovava Galdo e non Lauria, magari forse la carta geografica vedeva Lauria, ma questo paese esiste o non esiste ancora, cioè, oggi ecco, su molte carte geografiche non c'è, cioè questo è il ragionamento, cioè, la cosa è parlare di Lauria come paese che rivendica un ruolo molto importante nel lago Negrese e nella Basilicata, è una cosa, è presentare un paese che si divide pure su queste cose qua, come l'ufficio postale che dicevo prima. Ma anche perché è importante sottolineare che anche Galdo e Pecorone sono Lauria, quindi... Ecco, benissimo, perciò dico... Lo stesso ceppo. Bene, c'è un'altra telefonata, mi dispiace interrompere la discussione, ma... Buonasera. Buonasera, sono Dorsi, Vincenzo. Buonasera. Buonasera. Volevo fare i complimenti per questa iniziativa sulla trasmissione, proprio sul campanilismo. Grazie. Però mi risulta una cosa, eppure io ho circa 37 anni, mi risulta una cosa strana il fatto del parlare oggi di campanilismo. Si va incontro all'Europa Unita, non lo so, mi sembra stranissimo, proprio... non volevo telefonare, però è stato più forte di me, perché non è che sono preparato sull'argomento, posso dire quello che vivo giornalmente, e penso che proprio, almeno tra i giovani, non esiste, cioè non è mai esistito, a meno che non si va a guardare più in fondo all'argomentazione, bisognerebbe proprio, credo, intervistare i politici, loro che reggono il tutto, insomma, perché... La popolazione interviene così, non lo so, mi sembra stranissimo proprio l'argomentazione che state trattando. Ma non pensate voi che magari è a livello politico che bisogna trovare le motivazioni? È una domanda che vi facevo. Insomma. Sì, sì. Sì, credo che... No, volevo dire solo una cosa. A me non sembra strano invece, perché si è visto anche dalle interviste ad alcuni giovani, forse il problema non è sentito come gli anni 60, come qualche anno fa, però c'è ancora. Forse... Beh, io non lo so, sentire un giovane che dice no, non credo al campanilismo, però non vivrei a Lauria Superiore. Ma cioè, in fin dei conti che c'è di... Io non starei benissimo pure a Lauria Inferiore, insomma... proprio non lo trovo una cosa assurda, questo è tutto. Ma noi vogliamo andare a fondo al problema, per questo vogliamo vedere se poi in realtà c'è veramente un... Ma non è che ci sia una motivazione politica, cioè questo poi è diverso, un altro discorso. È questo che chiedevo io, se è possibile avere una risposta, cioè se la popolazione che esprime il suo giudizio, perché almeno dalle risposte non è che sia così accentuata la cosa. Come mai non intervistate i politici? Forse loro possono essere più chiari sull'argomento. Va bene. Grazie. Grazie, grazie a te. Ciao Vincenzo. Buonasera. Ciao Vincenzo. Voi volete intervenire? No. Qualcuno di voi due? Volevo soltanto sottolineare l'aspetto positivo che sta emergendo proprio da queste due trasmissioni, quella di lunedì scorso e quella di oggi. Cioè, praticamente... si raggiunge lo scopo, che è quello di affrontare un argomento che parte dalla realtà, perché come dicevo prima non ci si può nascondere dietro un dito dicendo che questo problema non esiste. Il problema esiste, però tutti quanti crediamo, e le telefonate ce ne danno atto di questo,
che il problema si vuole superarlo in positivo, cioè dicendo che Lauria è una, non è divisa. I giovani parlano chiaro, dicono no, per me Lauria è unica. Abbiamo sentito il presidente del COC, il signor Carlo Magno, che dice Lauria è unica, cioè nessuno credo che possa azzardare in questo contesto una filosofia della divisione del paese. Se qualcuno lo fa, ecco, rientra in quel discorso del gruppo di pressione, gruppo di potere che vuol mantenere uno stato di divisione per fini strumentali, peraltro. Cioè, ecco perché il discorso dei politici, poi alla fine torna in ballo il discorso politico, perché guarda caso momenti di divisioni, momenti di più accentuato campanilismo, purtroppo si sono avuti quando le idee in politica non erano molto chiare, quando i partiti non erano molto chiari fra di loro. Questo è un'analisi storica, un'analisi della realtà a partire dal 60, dagli anni 60, come dicevi tu giustamente prima, fino ai nostri giorni. Oggi i partiti sono arrivate a una conclusione diversa, positiva, cioè i partiti oggi fanno un ragionamento diverso che non qualche o quasi tutti, che non 20 anni fa. Bene. Buonasera. Pronto, sono Francesco da Lauria Inferiore. Prego. Senta, volevo intervenire, specificatamente volevo chiedere a Egidio Giordano, che è stato un amministratore, un consigliere comunale, e chiederle alcune cose che io prima di tutto non credo, diciamo, cioè al campanilismo della Lauria Inferiore, Lauria Superiore, però secondo me una veste di primo piano dovrebbero ricoprirla quelle che sono gli amministratori, cioè l'amministrazione comunale, che dovrebbe fare un qualche cosa di più per far sì che non si senta tanto, perché parliamoci chiaro, effettivamente anche se si dice che non c'è sto campanilismo fra Lauria Inferiore e Lauria Superiore, però in realtà qualche cosa c'è, insomma. Quindi diciamo che l'amministrazione comunale dovrebbe fare qualche cosa di più, si dovrebbe esprimere in maniera più chiara per non far pesare questo campanilismo, e mi spiego meglio. Cioè proprio in alcuni servizi, tipo quello che potrebbe essere, non so, un mercato coperto, ecco, creare per esempio un'area, scegliere nel miglior modo dove potrebbe essere ubicata, e creare magari un'area per accentrare il paese, non far sì che magari ci fosse un mercato a Lauria Superiore e un mercato a Lauria Inferiore, o come tanti altri servizi. Certo, è umanamente impossibile pensare, magari, perché è cosa degli antenati nostri, che riguardano per esempio i cimiteri, che c'erano due cimiteri. Beh, è chiaro, non possiamo pensare che magari facciamo un cimitero unico e trasportiamo magari i cadaveri da un rione all'altro per fare un cimitero unico. Però in questi servizi, diciamo, sociali di oggi, accentrarle in maniera tale da non creare questo, perché io dico un parere mio, che secondo me è stata una cosa veramente scandalosa da parte di qualche altro, di qualche amministratore, che nella trasmissione di lunedì scorso ha posto l'accento su quello che era magari l'ufficio collocamento che magari posto a Lauria Superiore era più centrale rispetto a quello che è Lauria Inferiore. Beh, secondo me, parliamoci chiaro, è proprio assurdo, insomma. Ecco, quindi io dico che la veste di primo piano la dovrebbe ricoprire l'amministrazione comunale, a far sì che qualunque sia un bene sociale, di crearlo unico per Lauria, a cominciare dagli impianti sportivi, mercato e tutto quello che si vuol dire, di non creare queste cose qua, insomma, fra dove lo facciamo, Lauria Inferiore o Lauria Superiore, niente, farne uno per Lauria e unico per Lauria, cioè accentrarli in maniera tale da non creare questo. Ecco, io la veste di primo piano la darei all'amministrazione comunale, a incominciare da quando si fanno le liste, che non si dovrebbero fare due liste, una di inferiore, un'altra di superiore, eccetera, ma fare già
liste uniche e chi è preposto ad accedere, propenso ad andare a fare l'amministratore comunale, andare con idee chiare e dire che l'Auria è una e basta. Ecco, questo. Bene, molto, grazie. Grazie. Molto interessante anche questa testimonianza, sì, del signor Francesco, cioè che proprio fa capire quello che si vuole dalla, che la gente vuole, la gente di Lauria vuole a livello politico, perché poi stringi il discorso va a finire lì, perché le scelte poi le fa la classe politica, li fa l'amministrazione che in questo particolare momento, come in altri particolari momenti, ha amministrato Lauria, quindi è chiaro che si tratta di una scelta nel senso del paese unico, ecco, perché il paese degli anni futuri, siamo ormai alla soglia del 2000, è chiaro che se dobbiamo vedere questo paese, Lauria, crescere, progredire, è chiaro che non bisogna fare più il discorso che raccontano, ci dicono, facevano negli anni 30, forse negli anni 30, 40, giù di lì, insomma, no? Il discorso lo vogliamo qui, questa cosa lo vogliamo lì, e non la volevano da nessuna parte, e perché non si mettevano d'accordo. Ora, la classe politica certamente nettamente ci mancherebbe, è molto migliorata, la stessa gente, la stessa popolazione certamente su questo aspetto ha progredito moltissimo, quindi dice un servizio un servizio, una cosa che serve alla popolazione, che sia fatta dove è possibile farla dal punto di vista urbanistico, basta che sia fatta. Basta che sia fatta, è chiaro che bisogna anche qui fare un discorso di natura geologica, dell'Auria, dell'urbanistica e tante altre cose. Importante è che possa essere servizio alla gente, cioè il mercato. Lui accennava, il signor Francesco accennava al mercato. Il mercato è chiaro, bisogna anche rispettare quelle che sono le tradizioni. Ecco, io facevo prima riferimento, il fatto che Lauria abbia tradizioni diverse non significa che non possa essere un paese unito. Se c'è la tradizione del mercato sotto e il mercato sopra, questa è una cosa che io non per primo non eliminerei, guarderei bene all'eliminare, perché significherebbe guastare proprio la natura, cioè denaturare, si può dire così, Pino, snaturare la fisionomia di questo popolo, di questa popolazione che è Lauria. Quindi queste scelte che vengono fatte in questa maniera, che potrebbe sembrare ad occhi distratti, ad occhi un po' anche così superficiali, una cosa rionalistica, a ben guardare è invece una scelta di servizio, cioè la gente, perché costringerla? Ecco perché prima hanno fatto il comune, l'hanno pensato, l'hanno ideato al centro dei due paesi, ecco, chiedo scusa, questo è proprio un lapsus, cioè al centro dei due rioni, perché? Evidentemente un motivo c'era, quindi questo sì, sì. Ora perché diciamo non ora che allora quando fu fatto il municipio in quella maniera, certo non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, però se un'opera, ecco, chiamiamola così molto, in maniera molto generica, deve essere fatta a Lauria e si individua la posizione, il sito, il luogo adatto per costruirla al rione superiore in luogo X o al rione inferiore in altro luogo, oggi c'è la possibilità del mezzo di trasporto, ecco, batterci questo è un problema, accanto a quello che dicevo prima, il fatto dei rapporti umani che si fanno anche dialogando con la gente nelle vie, nelle piazze, nelle antiche vie, nelle antiche piazze della Lauria, che sono bellissime e noi, nessuno di noi le conosce più perché non c'è quel gusto di andarla a vedere, come diceva l'amico Paolo Cicalese, andarla a vedere perché si sta perdendo proprio il gusto di queste antiche strade, però un servizio che viene fatto in la via provinciale della Melara o a via Rocco Scodaro o ancora più sopra, ecco, che si fa perché lì bisogna farlo, perché lì lo richiede anche la struttura fisica di questo paese, è chiaro che oggi c'è il mezzo pubblico, identifichiamo il mezzo, il trasporto pubblico, allora non c'è difficoltà ad andare a Melara o a Rocco Scodellaro su in alto lì, bene, non ci sia difficoltà. Un'altra telefonata, sono tantissime stasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono di nuovo Giuseppe. Ho ritelefonato perché il professore Carlo Magno ha detto peccato che Giuseppe abbia chiuso, perché voleva forse dirmi qualcosa, non lo so, sono qua. Giuseppe? Sì. Innanzitutto chiamami Pino, perché penso di conoscerti, quindi chiamiamoci Pino, Giuseppe. Beh, ci chiamiamo Pino tutte e due. Giuseppe, perché non dici Giuseppe, Pino? Dici proprio anche il tuo cognome, anche perché tu, io ti ho riconosciuto, non è bello dire ti ho riconosciuto, nel senso che anche tu hai una posizione anche di tipo, diciamo, politico.
Ma sì, va bene, a parte questa cosa, comunque io voglio precisare una cosa, ecco. Per me Lauria è unica, da tutti i lati, anche perché io sentimentalmente ho sposato una ragazza di superiore, per cui sono di inferiore e ho sposato una ragazza di superiore. Motivo ancora di più per arricchire questo campanilismo che si vuole tirare in ballo, che per me non esiste. Sono per una Lauria unica e cercando di farla diventare sempre più una. Comunque, senti, io... Pino, cosa volevi dirmi? Perché sono rimasto così. Sì, no, non ti preoccupare, nulla di grave. No. Non ti spaventare. Ti volevo dire, tu hai fatto trapelare, hai parlato di motivazioni politiche, movimenti politici che vorrebbero che appunto esistesse il cabanilismo e la divisione. Volevo delle delucidazioni da te. Sì. Se puoi parlare senza l'avvocato. No, puoi parlare, non c'è bisogno dell'avvocato. Ma perché, vedi Pino, la storia di Lauria, legata prettamente agli uomini politici di Lauria, sì, fino a oggi, da quando sono nato, da quando i miei genitori me ne hanno parlato così, ho sempre appurato e ho toccato con mano, ho visto con i miei occhi, che effettivamente questo campanilismo è prettamente un discorso politico, di qualche politico che l'ha voluto sempre far, come dire, risaltare su avvenimenti che potevano essere superati. E invece puntualmente ogni qualvolta si è dovuto intervenire su problemi specifici, territoriali, ecco, c'è stata sempre una tendenza, una preferenza per il rione superiore, trascurando forse gli aspetti della Lauria unita. Ecco perché ho detto questo problema prima, cioè ho esposto il problema, secondo me è prettamente politico, non è che tutti i politici vogliono fare del campanilismo, no, assolutamente. Okay. Però diciamo che la maggior parte dei politici o i politici che hanno preceduto questa amministrazione che c'è oggi, perché bene o male oggi forse sembra almeno così, l'attuale amministrazione diciamo che è divisa da uomini del rione inferiore e da uomini del rione superiore, per cui c'è un certo equilibrio in più, tutto qua. Comunque ripeto, per me è una volontà politica, sì, perché gli uomini, cioè i cittadini di Lauria, secondo me ormai siamo alle soglie del 2000, penso che questi sono discorsi che non si pongono nella vita quotidiana che viviamo tutti i giorni e nel nostro momento. Io ti ringrazio Giuseppe, vedi che bel primo piano mi sta facendo Costantino Alessandro. Sì, ti sto vedendo, sei bellissimo. Che è entrato a casa tua. Grazie Giuseppe. Buonasera. Grazie, buonasera. Adesso pregherei la regia di mandare in onda l'intervista fatta al signor Giantonio Rossini. Concludiamo questo viaggio nella storia più o meno recente di Lauria con un'ultima testimonianza di una persona che ha vissuto molto da vicino la vita politica di Lauria, il professor Giantonio Rossini. Lo ringraziamo per la disponibilità che ci ha dato e la prima domanda che voglio fare è questa. Ha visto la trasmissione lunedì scorso? Se l'ha vista, un giudizio. Io ringrazio voi di Teleoasi per l'occasione che mi date di esprimere qualche mio pensiero e di contribuire, mi auguro, sia pure molto modestamente, a chiarire i termini di quelli che sono stati e che forse tuttora sono problemi della nostra comunità.
Approfitto anche per dire che io vedo Teleoasi con molta simpatia, i ragazzi e i meno ragazzi che si esibiscono in questa iniziativa, in queste manifestazioni, con tanta simpatia, soprattutto perché nessuno, anche se un particolare giudizio positivo si deve esprimere per Ruggero Cozzi, ma nessuno, dico, assume mai atteggiamenti di pretesa professionalità, che non c'è, non ci potrebbe essere, e quindi da parte dei telespettatori ci deve essere appunto un atteggiamento di comprensione per dei ragazzi che vogliono fare forse più di quanto consentirebbero i limiti delle loro esperienze, ma i ragazzi crescono, noi dobbiamo aiutarli a crescere se ne siamo capaci, senza mai stroncare le iniziative valide. Un giudizio mi chiedevi sull'iniziativa di approfondire il discorso sul regionalismo sì, regionalismo no, campanilismo e via dicendo. È un giudizio estremamente positivo, senz'altro positivo, perché ritengo che, pur non essendo il peggiore dei mali il campanilismo, intendiamoci, io non l'approvo, tuttavia dico che non è il peggiore dei mali, è comunque un male, è comunque un male, è comunque qualcosa che può condizionare lo sviluppo di una cittadina, può fornire alibi agli uomini politici, alle forze politiche, per tanti motivi. E allora, se è un male, bisogna incidere la piaga e frugare in essa fino a farne spruzzare il sangue genuino, il sangue vivo, e quindi eliminare il male e possibilmente sanare la piaga, o perlomeno cercare di eliminare i malintesi, cercare di fare in modo che questo fatto, questo pregiudizio, non crei grosse difficoltà, che non venga esasperato. Perché, ecco, voglio dire, secondo me, il campanilismo non è altro che l'amore esasperato ed espresso in forma scorretta verso il proprio paese, verso il proprio rione, verso la propria piazza, verso la propria casa. Quando questo amore, che è bello, è genuino, è valido, viene esasperato e viene espresso male, diventa un fatto negativo. Così come l'amore per la propria patria, per la propria terra è valido, ma non è valido il nazionalismo, che è la degenerazione dell'amore per la patria, no? Quindi, dico, anche in un'epoca in cui si parla di Europa unita e di possibile unione mondiale che veda unificato tutta l'umanità per la soluzione dei grandi problemi che si prospettano ormai urgenti, e tuttavia questo ciò non toglie che poi abbiamo una simpatia particolare per la nostra piccola terra, per la nostra regione, per il nostro paese Italia, per il nostro rione, purché quest'amore non degeneri e non diventi odio per l'altro, purché non si esprima come chiusura verso gli altri, perché allora diventa un fatto negativo in tutti i sensi. Anche se lo consideriamo solo sotto l'aspetto dei dettami della religione, delle religioni in genere, perché non mi pare che siano religioni che spingono all'odio, anche sotto questo profilo è condannabile, ma è condannabile anche da un punto di vista squisitamente laico, in quanto diventa chiusura e quindi come dire, barriera che impedisce la comunicazione con l'altro, Io lo posso anche giustificare nella misura in cui rimane un sentimento che è teso alla salvaguardia delle peculiarità di costume, di cultura,
che so io, di tradizioni anche. Di tradizioni, ma questa mentalità, queste peculiarità culturali, di tradizioni e via dicendo, non dobbiamo custodirle costruendo intorno ad esse una barriera, una muraglia cinese, ecco, e il riferimento non è casuale, costruendo una muraglia cinese, invalicabile, perché in quel caso significa che vogliamo difendere qualche cosa che non è valido in sé, e lo vogliamo difendere perché sappiamo o perché temiamo che nel confronto con altri, che o con altri che hanno magari idee e tradizioni migliori, queste nostre idee potrebbero precipitare. Allora, se non sono valide, se non resistono al confronto con le altre, è bene che cadano, non hanno ragione di esistere. Quindi ben venga questo discorso che voi andate facendo, perché solo acquisendo piena consapevolezza del male, se si tratta di male, lo si può combattere o si possono combattere quegli aspetti negativi del fenomeno. Senta, entrando adesso nel vivo di quello che è stato forse il perno, almeno dell'intervista che ho curato io personalmente, si è parlato in queste interviste del momento forse più acceso che ha vissuto il campanilismo, il problema della nascita di un comitato per la separazione dei due rioni. Allora, io quello che le chiedo è questo: da un punto di vista politico, quali furono le cause, quali gli effetti di quella situazione e se che cosa si doveva fare per evitarlo, sempre diciamo mantenendo da un punto di vista politico il giudizio. Ecco, le dirò innanzitutto che io fui parte in causa in quel momento, più che parte in causa fui protagonista di quelle che furono le vicende dell'epoca a cui tu ti riferisci, in quanto ero consigliere in carica ed avevo la responsabilità, se non vado errato, proprio sì, mi pare di sì, della sezione della Democrazia Cristiana di Lavoro Interiore. E tu mi chiedi un giudizio, ecco, quali furono le cause, quali gli effetti. Ecco, io credo che per poter dare una risposta chiara ed una risposta che aiuti chi ci ascolta a capire, altrimenti facciamo chiacchiere inutilmente, dobbiamo richiamare alla nostra memoria quali erano le forze in gioco nel Consiglio Comunale e nella vita politica del Paese. Non citerò tutte le forze, forse posso citarle perché probabilmente me ne ricordo. Allora, diciamo che dalle elezioni comunali del 1964 venne fuori una composizione del Consiglio Comunale di Lavoria che vedeva la presenza di 14 consiglieri della Democrazia Cristiana. 14 consiglieri della Democrazia Cristiana che erano stati eletti in due liste distinte, come si usava all'epoca. Due liste distinte, capeggiate rispettivamente quella di Lavoria Superiore da Domenico Cantisani e quella di Lavoria Inferiore da chi vi parla. Poi furono eletti per il Partito Socialista Italiano due consiglieri, entrambi di estrazione del rione superiore, e per il Partito Socialdemocratico due consiglieri a loro volta di estrazione del rione inferiore. Poi c'erano cinque liberali e sette comunisti, e quindi arriviamo a 30. Chiedo scusa. Ecco, 14 democristiani, due socialisti e due socialdemocratici. Era possibilissimo costituire una giunta di centrosinistra con la partecipazione appunto di queste due forze, e si aveva una maggioranza sufficiente e solida, perché si arrivava a 18
componenti. E tuttavia questa giunta non venne fuori. E si fece invece una giunta che vedeva eletto come sindaco, presieduta dal Domenico Cantisani, nella quale io entrai a far parte come vice sindaco, e poi i due socialisti del PSI, di estrazione di laurea dell'Unione Superiore. Diciamo che... Cioè, vengono a mancare i due socialdemocratici che avrebbero irrobustito, diciamo, politicamente la maggioranza. Esatto, esatto. Avrebbero irrobustito la... Diciamo che è qui l'origine, la radice di quella che fu poi la crisi, di quella che fu poi la causa, diciamo, dell'acuirsi anche del fatto rionale.